fatto però no, la registrazione. Sì. Ciao a tutti e tutte, no, tutti. Sono Jaromil e vi presento Debian GNU Linux, questa distribuzione che ha quasi compiuto 3 anni e che esiste in virtù del fatto che systemd ha preso piede dappertutto, un po' in tutte le distribuzioni, e c'è una grossa quantità di gente, diciamo almeno la metà degli informatici che erano presenti dentro a Debian al tempo in cui Debian adottò per Jesse la systemd come init, molto contrariati da questa presenza. Io ne sono uno, per me il problema principale non è tanto l'init, ma è il fatto che c'è un'interconnessione tra tutti i programmi che systemd sta producendo, quindi cron, DNS resolution, tutte queste funzioni qua sono tutte interconnesse, vengono riscritte senza un processo di comunità, che è quello che esisteva prima. Per 30 anni gente ha scritto script e li ha aggiunti, c'è stato un certo tipo di peer review, e insomma questa sostituzione improvvisa ci ha turbati in tanti. Anche un altro fatto che ci turba, a me particolarmente, è il fatto che comunque lo sviluppo che avviene adesso su systemd ha molta attenzione per obiettivi di desktop e mobile, mentre si lasciano indietro delle applicazioni molto utili su cui Linux, il kernel Linux e i sistemi sono molto utili, come per esempio l'embedded, che ha creato parecchi problemi. Systemd ha ancora delle incompatibilità, per esempio, con Musl libc, ma anche un'altra libc, UC libc, che sono le librerie GNU libc per embedded, e insomma ha creato parecchi problemi. In particolare, da utente e upstream per alcuni pacchetti Debian, quello che ci ha contrariato di più è stato il modo in cui è stato gestito il voto, che c'è stato un voto molto controverso su effettivamente l'adozione di systemd come init di default in Debian. Questo voto è avvenuto con una distribuzione di 3 opzioni, che erano le opzioni originarie dietro al voto di mantenere. Che non è che proprio riguarda systemd, ma spiegano se i pacchetti possono avere un requisito di un init, se supporti per gli altri init system sono raccomandati ma non mandatori, e l'altro è may require specific init system if maintainer, cioè il maintainer decide se un requisito è l'init. La questione si è fatta molto politica, in realtà l'opzione che ha vinto è General Solution is not required, quindi non se ne parla più. Ovviamente molti di noi erano vessati proprio dalle enormi discussioni, spesso anche abbastanza aggressive e con attacchi personali, quindi si può anche interpretare così, non ne potevamo più di parlarne di sta cosa. Assieme a Franco Lanza, questa è un'altra risoluzione che comunque al tempo il moderatore del forum di Debian, Dasein, postò mostrando il fatto che in realtà quello che ha vinto è non parlarne, ma quello che avrebbe vinto subito dopo era proprio il voto di chi non voleva questo tipo di cambiamento. Debian ci ha traditi nella sua governance, perché fondamentalmente, a fronte del fatto di 50% delle persone che hanno votato ha creato una minoranza di un 45% e non l'ha rispettata. Cioè, anche se siamo una minoranza, anche se arriviamo al 40%, non devi prendere un atteggiamento assolutamente aggressivo rispetto a quello che è la decisione della maggioranza. Puoi anche mediare, non c'è stata mediazione da parte della leadership e ci siamo sentiti molto traditi. In quanto hacker, in quanto persone pragmatiche, ci siamo guardati in faccia al tempo con Franco Lanza e abbiamo deciso effettivamente di fare, invece che starci a lamentare, e ci siamo tirati fuori molti sassolini dalle scarpe, perché non era solo l'init che ci disturbava veramente in Debian, e adesso vi presento di fatto quello che siamo riusciti a fare. La genialata di Franco immediatamente è stata questo componente qui. Noi abbiamo comunque rifatto una infrastruttura che riesce a produrre e dare pacchetti e fare un overlay, una sorta di pinning in linguaggio Debian server side dei pacchetti nostri. Quindi la prima genialata è stata Amprolla, un overlay, cioè un nuovo package repository.
che funziona assieme a DAC, che è quello che Debian usa, ma aggiunge un overlay che voi nei deb source, negli apt list, trovate come merged. Il merged è fatto da Unprolla. Unprolla fondamentalmente ti dà il pacchetto nostro, se esiste, altrimenti ti fa un redirect HTTP sui repository di Debian e te lo dà attraverso il nostro repository. In questo modo abbiamo stabilito il controllo completo su quello che si installa e va a essere installato. Da lì abbiamo cominciato a fare una blacklist di alcuni pacchetti, ovviamente legati a systemd. Ci siamo tenuti molto minimali su questo, cioè la missione è sempre stata quella di liberarsi dall'avvento di systemd, dall'avalanche, dalla valanga, ma nient'altro, non toccare nient'altro. E ad oggi, dopo la release 2.0, non abbiamo toccato molto altro. Quindi il continuous integration l'abbiamo basato anche su GitLab e quindi Git, quindi usiamo solo pacchettizzazione con Git, prendiamo da Aliot in Git. GitLab ha un trigger su Jenkins che trovate a ci.devon.org, quindi git.devon.org, trigger on Jenkins, che al tempo era solo in sperimentazione per alcune build di Debian, e abbiamo trovato anche dei magagni, abbiamo anche contribuito al Debian Glue su Jenkins, ma Franco ha fatto anche una bella patch per buildare con QEMU, disattivando il multithreading, perché QEMU si sfascia quando c'è il multithreading sopra. Comunque, abbiamo fatto un po' di migliorie, l'abbiamo oliata, diciamo, questa pipeline, e da Unprolla c'è il fallback package repository di Debian, per cui non dobbiamo fare molto lavoro, abbiamo meno risorse ovviamente, e qui le installazioni. Così funziona, diciamo, da dove viene. Queste sono le statistiche di uso che abbiamo trovato sul nostro GitLab, soprattutto a luglio del 2017, e diciamo che la comunità continua a crescere. Ci sono molti progetti, GitLab è diventato una sorta di launchpad, la relazione è umana, viene su IRC, segnala il tuo progetto, lo facciamo buildare su Jenkins se l'hai già provato e magari lo mettiamo e lo aggiungiamo dentro a un altro repository che si chiama Experimental o Proposed. Siamo diventati immediatamente una base per molte derivate. Questa è stata, secondo me, la forza veramente del progetto Devuan e ci tengo molto sempre a inserirle anche negli annunci delle release. Per me è molto importante fare una sorta di empowering, dare il potere a chi già conosce come si fa una distribuzione di continuare a farla, renderla semplice, minimale, quindi si è unita immediatamente una comunità di persone. Il primo è stato Greg, conosciuto come FSMithred, che ha portato Refracta. Refracta è una distribuzione che è stata molto maltrattata da Debian perché Greg si è scritto il suo scriptino per installare la live, che si chiama Refracta, lo script, e ha trovato in noi immediatamente delle persone molto più aperte a includerlo e adesso, ad oggi, lui cura anche la Devuan Live. Ci sono varie distribuzioni, come vedete, la nostra organizzazione DineOrg, che stiamo facendo una facilitazione nella comunità di Devuan, diciamo DineOrg la potete vedere come Software for Public Interest, l'SPI che è la fondazione dietro Debian, stiamo agendo da non profit dietro Devuan e abbiamo già prodotto Heads che sta diventando molto famosa, abbiamo anche una sorta di accordo, un contratto con una società americana molto grossa che fa VPN e sta ricevendo molto apprezzamento. Heads è semplicemente una live come Tails, infatti l'abbiamo chiamata Heads perché è l'altro lato della medaglia, però ha degli accorgimenti di sicurezza molto molto più seri di Tails, che comunque non solo adotta systemd, che a mio parere è una superficie d'attacco enorme, delle vulnerabilità che ancora non sono state scoperte, ma ha anche 100% libre, quindi abbiamo tolto tutti i firmware per la sicurezza degli utenti, se tu metti un firmware, un blob dentro non puoi esserne sicuro al 100%, e l'abbiamo patchata anche con GRSec, Community Edition, per quanto adesso sta diventando un po' vecchia, è una bella cosa isolare tutto con GRSec e puoi usare solo Tor, quindi questa cosa va subito su Tor e elimina tutti i leak di pacchetti. Decode, che ne ho parlato ieri, è un altro progetto che sto usando, poi c'è Zephyr, Gnuinos, Mio e altri che trovate sul forum devonegalaxy.org. Una delle cose che vi fa capire il potere di quello che abbiamo
che ci ha dato fare questa cosa, secondo me, è la distribuzione che ha fatto immediatamente Catolaz, Vincenzo Nicosia, che membro anche del Freaknet, si è subito buttato ed è una guiding force ad oggi, credo l'ASCII, la dobbiamo soprattutto a lui. La prima cosa che fece con la Debian, anche lui uno storico dentro a Debian, quindi con una conoscenza molto buona delle basi, ha fatto questa minimal live che immediatamente ci ha offerto una possibilità di non solo interfacciarci con comunità come Linux Speak Up, che è la comunità di chi lavora sul Linux per non vedenti, che è una comunità che è stata molto danneggiata anche da Systemd, perché tutto quello che usavano ha smesso di funzionare e per un non vedente, per una comunità di non vedenti, lo sviluppo va molto più lentamente per recuperare su queste cose. Ci siamo interfacciati con loro, abbiamo fatto una minimal che gira solo su console e che però ha un tot di cose che sono comode trovare immediatamente in una minimal. Quindi abbiamo cominciato ad avere un approccio molto più artigianale alle cose che rilasciavamo, mettendoci queste cose qua. E siamo riusciti ad avere una immagine AMD64 che gira in 74 megabyte di RAM, cosa che è molto difficile da fare se c'è dentro Systemd, ma non solo, cioè se non ci fai caso, se non la curi, se non la ami, la distribuzione. La 386 gira in 58 mega di RAM. E ad oggi anche un'altra cosa bella da dire, perché i proponenti di Systemd ci dicevano sempre ma butta più veloce, parte più veloce, e invece no, ad oggi possiamo dirlo, dopo 3 anni Debian parte più veloce di Debian, non che a noi ce interessi, però insomma erano fanfaronate quelle che dicevano. Package repositories, se volete prendervi e switchare, poi spiego molto facilmente, dovete adottare solo questi package repository, quindi rimuovere quelli di Debian, altrimenti vi creeranno dei conflitti e vi rientrerà dentro Systemd. Cambiate con questi package repositories, ci sono gli update e security che vengono anche da Debian, i nostri pacchetti li riconoscete perché hanno un più Debian sopra, e lo potete fare anche da Tor. I pacchetti vengono serviti da Tor e abbiamo attivato anzi il repository su Tor prima che lo facesse Debian, che già stava cercando di farlo, perché ovviamente abbiamo anche una burocrazia molto minore di quella di Debian, abbiamo dei processi molto meno politici e molto più pragmatici in questo. Se volete fare un upgrade da Wizzy o da Jesse, ma a questo punto anche da, come si chiama, l'ultima Scratch, lo potete fare tranquillamente con questi comandi qui. Quindi è proprio una cosa liscissima. E tra l'altro ci sono stati segnalati molti meno problemi, molte delle persone che hanno adottato Debian recentemente hanno meno problemi a fare l'upgrade, l'upgrade a Jesse di Debian molti hanno avuto problemi, noi l'abbiamo chiamata Jesse, la nostra 1.0, quindi forcando da Debian tenendo lo stesso nome. Aneddoti interessanti, abbiamo usato i nomi dei pianeti, Jesse è anche un nome del pianeta, da lì abbiamo forcato, questa è stata una proposta di Franco, che è un appassionato anche di astrologia, e abbiamo cominciato a usare i nomi dei pianeti. Il prossimo è ASCII, la 2.0, c'è anche un pianeta che si chiama ASCII, basta fare i bambini usare questi nomi dei personaggetti dei film di Disney. Abbiamo delle device target molto ampie, questa è una cosa veramente importante per noi, oltre al desktop siamo riusciti a coprire tutte queste device e abbiamo il build nostro, cioè Debian non vi fornisce le immagini con il Linux patchato, curato, siamo riusciti comunque a organizzare tutti questi script e avere dentro il nostro CI adesso sono più di 30 board ARM supportate, che voi vi scaricate l'immagine, non vi serve andare da Raspbian, che è un'altra cosa, è tutto nel pipeline, e Debian vi dà anche Raspberry 2 e Raspberry 3. Abbiamo un soft iron in ufficio con cui buildiamo nativo per ARM 64, e non usiamo più QEMU su questa cosa, facciamo i pacchetti nativi, abbiamo già anche le immagini di Raspberry 3 per ARM 64, quindi con tutte le funzionalità. Stiamo usando parecchio la Olimex, che non è listata qui come board, che è una board fatta in Europa senza firmware e gira benissimo, e ha anche una porta SD per l'hard disk. Un'altra cosa molto interessante di Debian è l'SDK, e qui veramente il sassolino più grosso ce lo siamo tolti, grazie.
Ce lo siamo tolti perché fondamentalmente fare una live di Debian, se vi vedete lo script del live boot, è una roba veramente enorme. C'è tanto codice lì dentro, non si capisce bene come si fa, non c'è una buona documentazione, quindi fondamentalmente per arrivare a questo punto noi ci siamo rifatti tutto il tragitto, cosa che secondo me non avremmo potuto rifare dentro a Debian, proprio per molte dinamiche più politiche che pratiche, e fondamentalmente, scusate, abbiamo fatto un SDK modulare per cui dallo stesso blend voi potete produrre una VM, Vagrant, QEMU, eccetera, una live e una ARM. Cioè noi facciamo dallo stesso blend, quindi abbiamo rifatto un sistema, è tutto scritto in ZSH, quindi un shell script è leggibile, è molto leggibile ZSH rispetto a Bash, e voi potete dalla stessa immagine, la stessa customizzazione, fare sia un ARM che una live, che una VM. E questo porta molto integrità al progetto, diciamo. Per noi è molto importante. In Dine facciamo delle immagini anche per aziende, ma soprattutto per il pubblico, possiamo comunque fare dalla stessa immagine, fare un'immagine che gira sulla VM e un'immagine che gira su una Raspberry ARM board. Questo è uno scenario bellissimo, tra l'altro noi lavoriamo sia con la città di Amsterdam che con la città di Barcellona, due municipalità diverse che hanno delle necessità molto diverse. Di fatto a Barcellona mettere una VM costa molto di più che a Amsterdam, e quindi gli facciamo la stessa immagine dell'ARM e non c'è, nessuno deve toccare nulla, quindi proprio a livello di integrità. Questi sono i dati, se volete rimanere in contatto. Il canale IRC conta 200-250 persone, quello di dev è un po' più focused e siamo una settantina. Ad oggi il gruppo dei caretakers, così ci chiamiamo, che è la sorta di CTTE di Debian, siamo in 5. E penso che vorremmo anche cambiarlo, perché delle persone sono più o meno attive, vogliamo comunque tenere le persone attive, siete tutti invitati a coinvolgervi. La discussion list di NG è un po' dispersiva, ci sono parecchi iscritti, c'è anche Bruce Perens, ci sono questi personaggi, quindi ci hanno portato molta visibilità. Abbiamo avuto l'endorsing di Bruce Perens quest'anno, che ha detto: Debian è come avrei voluto fosse Debian se l'avessi fatto io. E beh, c'è un forum online di web e ci sono gli amici di Debian che mantengono un wiki. Grazie a tutti. Grazie. Domande? Posso prenderle? Ci sta un po' di tempo? Prego. Aspetta che c'è, perché registrano. Risorse economiche per fare, giusto, che Ubuntu praticamente sta pian pianino, come va a morire Ubuntu. Sì, noi ovviamente siamo partiti, sì, noi siamo partiti più dal basso, Ubuntu è dall'alto, è un miliardario sudafricano che ci ha messo i soldi e così vedremo se li ha bruciati o meno, però insomma. Noi non avevamo nessun miliardario tra di noi, diciamo che all'inizio sono cominciate a fluire delle donazioni, che vedete proprio qui, abbiamo un report annuale delle donazioni. Il primo anno ci sono entrati 10.000 euro in donazioni, micro donazioni su PayPal. Ad oggi l'infrastruttura ci costa 4.000 euro all'anno, tenerla tutta su per come è oggi. Abbiamo una riserva di soldi, perché si vede sulla cosa, già abbiamo un'autonomia di 3 anni. Le donazioni sono sempre più salite, quindi ad oggi possiamo contare veramente su qualcosa. Diciamo che la cassa, in cassa ci saranno un 30.000 euro, ci bastano, il resto è tutto lavoro volontario. Non so se arrivassimo a assumere qualcuno o a comunque dare un servizio enterprise di sostenibilità, a quel punto potrebbe crescere. Però per ora noi restiamo, Debian resta un progetto di comunità e sopravvive tranquillamente sulle donazioni. Inizialmente la mia organizzazione di Neorg si era preparata a farci carico, ci eravamo preparati chiaramente anche a farci carico, a fare un po' di donazioni. In questo momento solo il lavoro doniamo, ma non Debian sta su in piedi da sola. Altre domande? Volevo fare una domanda tecnica. Sullo stato di supporto dei processori ARM 32-64 per il risparmio energetico.
visto che è molto piccola. Mi dispiace essere arrivato in ritardo, ma non capivo dove eravate. Dunque, questi sono gli ARM che supportiamo. Per noi ARM è molto importante, l'embedded è sempre stato molto importante, e per me anche più del desktop, perché insomma siamo noi disadattati che usano Linux sul desktop, non tanta gente. Ma in realtà con l'ARM abbiamo un pieno supporto, abbiamo un builder, che come dicevo prima, un soft iron, quindi facciamo build nativi ARM 64 e siamo molto attenti a questo aspetto qui. Sul low power abbiamo un progetto che è proprio di CodeOS, di cui ho parlato anche ieri, che comunque su cui usiamo delle Olimex, che sono delle Lime 2, delle board che sono assemblate in Bulgaria, quindi è in Europa, non hanno firmware sopra, quindi da un punto di vista di sicurezza sono ottime, te danno anche una batteria, consumano 5 volt, ci attacchi anche un hard disk se vuoi, perché hanno la SDA, la porta, e insomma è supportatissimo. Debian non te le dà tutti questi target, tra l'altro. E noi abbiamo tutto automatizzato. Ivan, il mio collega, lui si occupa Parazid in rete, si occupa dell'ARM port. C'è un canale Devuan ARM e lì puoi chiedere specificamente di questa cosa, perché io non sono sicuro se abbiamo patchato il kernel per questo tipo di cose. Sono sicuro di una cosa, le patch del kernel che abbiamo nell'SDK sono tutte ben ordinate, quindi se tu ti scarichi l'ARM SDK da Git, vedi dentro tutte le patch che vengono applicate a tutte le varie board, e da lì puoi capire. Se pensi che manchi qualcosa ce lo puoi dire e con molto piacere lo mettiamo. Questi sono, vabbè, quelle più famose, ne abbiamo 30 di board supportate. Mi interessa il contatto, assolutamente. Cercando comunque di restare in Europa, ovviamente per i chip non è così, ma quantomeno per l'assemblaggio. E siamo in un progetto anche assieme ad Arduino e stiamo ricercando, in questo momento con un sacco di NDA che ci danno le aziende, in Cina il piano di produzione dei chip. Perché in realtà se tu metti, soprattutto lavorando in una municipalità, se tu metti un'infrastruttura basata su un chip che dopo 5 anni non producono più, sei fritto, quindi in realtà... Altre domande? No, benissimo. Allora, ci vediamo fuori e vi mando un saluto a tutti, mi è piaciuto tantissimo il camp, e siccome me ne vado già oggi pomeriggio, purtroppo, ahimè, ma è stato veramente bello, grazie di essere venuto.